Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Donato Mazzarella. Cari fratelli e care sorelle in ascolto, buona giornata e buona domenica. Ci vogliamo raccogliere in preghiera per invocare il nome del Signore. Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti che sono davanti al trono e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati, secondo la ricchezza della sua grazia. Preghiamo. Dio eterno e onnipotente, Tu hai mandato nel mondo la Tua parola fatta carne in Gesù Cristo e hai effuso il Tuo Spirito per radunare la Chiesa e far conoscere la Tua grazia a tutti. Ti preghiamo, fa splendere il Tuo volto su di noi perché possiamo conoscere pienamente il Tuo amore che ci ha dato la vita, la Tua grazia che ci ha liberati dal male, la Tua forza che ci rialza e ci conduce. Donaci di lodarti e celebrarti nell'attesa del giorno in cui vedremo faccia a faccia Te, Dio unico e tre volte santo. Amen. Al tuo servizio vivere, o Salvator, come dolce in sacrificio darti la mente e il cuore. O Gesù, la mia vita intera t'appartiene. Tua grazia infinita la salvi e guidi al bene. Come pronti nel servirti, gli angeli sono in ciel. Io vorrei così ubbidire, pieno per te di zel. O Gesù, la mia vita intera t'appartiene. La tua grazia infinita la salvi e guidi al ardente e santo amore, dammi per tua bontà, tal ch'io possa, mio Signore, far la tua volontà. O Gesù, la mia vita intera t'appartiene. Tua grazia infinita la salvi e guidi al bene. Vogliamo ora ascoltare la lettura della parola del Signore.
Il primo testo è tratto dal libro del profeta Isaia, al capitolo 42, i versetti da 1 a 4. «Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto di cui mi compiaccio, io ho messo il mio spirito su di lui, egli manifesterà la giustizia alle nazioni, egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade, non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante, manifesterà la giustizia secondo verità. Egli non verrà meno e non si abbatterà finché abbia stabilito la giustizia sulla terra e le isole aspetteranno fiduciose la sua legge». Leggiamo ancora dal Vangelo di Matteo al capitolo 16, i versetti da 13 a 23. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo?» Essi risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti». Ed egli disse loro: «E voi, chi dite che io sia?» Simon Pietro rispose: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Gesù replicando disse: «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli. Tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai». Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: «Vattene via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Il Signore benedica per noi la lettura e l'ascolto della Sua parola. Preghiamo. Dio nostro, noi ti supplichiamo per l'amore di Gesù Cristo, luce del mondo, di rischiarare le nostre menti e i nostri cuori e di donarci il tuo Spirito Santo perché ci guidi nella conoscenza della verità e ci santifichi. Concedici di meditare con attenzione la tua parola, di comprenderne il significato e di conformare la nostra vita alle istruzioni che essa ci dona. Per Gesù Cristo nostro Signore. Amen.
Fratelli e sorelle in ascolto, il testo che abbiamo ascoltato contiene una domanda molto importante che Gesù rivolge ai suoi discepoli. Gesù voleva capire che cosa avevano compreso fino a quel momento i suoi discepoli di lui. Però la domanda incomincia a farla un po' alla larga. Chi dice la gente che io sia? Cosa dice la gente che in pratica mi ha conosciuto fino a un certo punto, ha visto qualche cosa, ha ascoltato qualche cosa, però non ha vissuto quello che avete vissuto voi. Non è stata con me come siete stati con me voi. Però vediamo che cosa dice la gente. La gente cosa poteva aspettarsi? La gente si aspettava il Messia, indubbiamente. Aspettavano un re liberatore. La parola Messia, che è di origine ebraica, tradotta in greco è Cristo, cioè vuol dire colui che viene unto per uno scopo particolare, quindi consacrato al Signore. Chi veniva unto nell'Antico Testamento era il re consacrato al Signore, però il messianismo comprende anche la speranza messianica. La speranza di una completa signoria di Dio, a volte realizzata anche in modo politico con la cacciata dell'invasore, che al tempo di Gesù erano gli antichi romani. Cosa si aspettava la gente al tempo di Gesù? La gente, quella di fuori, che lo hanno visto, lo hanno udito, ma non hanno aderito all'Evangelo, e Gesù forse non corrisponde alle loro attese messianiche. E in fondo, nel corso dei secoli, anche oggi su Gesù si sono dette, si dicono le cose più disparate. Cosa dice la gente? Ne ho ascoltate tante. Ricordo nei lontani anni 70, quando uscì il film Jesus Christ Superstar, dove la Maddalena cantava: ma in fondo chi è? È un uomo, è soltanto un uomo. Quante volte ho sentito dire questo anche con dei colleghi quando insegnavo nella scuola nei tempi della mia gioventù. Non parliamo di Gesù Cristo come Dio, è solo un uomo, un grande uomo, ha fatto cose importanti, ha detto cose importanti, ma per favore non parliamo del fatto che possa essere anche come ipotesi Dio o il figlio di Dio. E poi si sono dette anche tante altre cose, si è detto che era un uomo pulito, senza compromessi, il modello dell'uomo, quasi se che riuscissimo a imitarlo. Dal lato opposto, forse molti di noi hanno conosciuto, almeno per sentito dire, il Gesù di una certa mistica. Questo Gesù che veniva raffigurato, lui era un ebreo, però veniva raffigurato come un tipo scandinavo, alto, biondo, con gli occhi azzurri, con quella faccia mielosa, perché suscitava dei sentimenti, quasi come se la fede si dovesse basare sul sentimento. Poi la ricerca poi è andata avanti, si è parlato di Gesù come il profeta della storia, qualcuno è arrivato a dire che è stato il primo socialista, poi ognuno lo tirava per la giacchetta dalla parte sua, colui che ha infranto i tabù e le paure, che ha dato coscienza e voce ai derelitti e agli oppressi, il martire politico, il ribelle. Si è detto di tutto e di più. Tutte queste risposte che vengono da una ricerca, a volte buona e legittima, possono essere importanti, una ricerca che continua ancora, anche in campo teologico, però non basta, non basta. E a questo punto Gesù chiede a loro. La gente dice questo, ma voi cosa dite di me? Voi che mi avete conosciuto, che avete condiviso la mia vita, che avete accolto la mia parola, voi chi dite che io sia? E la risposta di Pietro va addirittura al di là delle attese messianiche. Cioè Pietro dice non soltanto tu sei il Messia, sei il Cristo, ma addirittura dice sei il figlio del Dio vivente. Il popolo di Israele sì, aspettava un re importante, un re casomai guerriero, ma non si aspettava addirittura il figlio di Dio. Quindi la risposta di Pietro va al di là. Solo la fede può dare una simile risposta. Ecco perché Gesù, rivolgendosi a Pietro, non gli dice bravo Pietro,
ci viene detto bravo o brava quando noi meritiamo qualcosa. Lo studente che ha studiato e va bene all'interrogazione riceve un bravo dall'insegnante, ma quando Gesù dice beato è perché non è merito tuo, Pietro, è perché il Padre che te l'ha rivelato. E io perciò ti dico, sulla pietra della tua fede io edificherò la mia Chiesa. E contro questa fede le forze del male non potranno mai assolutamente prevalere. Certo, a questo punto Gesù però vuole spiegare qual è il vero compito del Messia. Bene, Pietro ha detto che io sono il Messia, che sono il Figlio di Dio, illuminato dallo Spirito del Padre, però adesso io vi spiego un pochino chi è il Messia. E incomincia a dire: dovrò soffrire, dovrò essere sbeffeggiato, essere maltrattato, andrò a morte e poi però risusciterò. E qui Gesù scaglia una bomba che non viene colta dagli apostoli. Pietro che cosa fa? Pietro guarda solo la parte negativa e qui, in questo caso, ragiona secondo la mentalità umana. Ma come avremmo reagito noi dinanzi a queste affermazioni di Gesù? Io credo che la bomba lì non era tanto mi prenderanno, mi maltratteranno, mi metteranno in croce, morirò, ma il fatto che Gesù dice risusciterò. Ma com'è possibile non notare una cosa sconvolgente del genere? Pietro si ferma solo al fatto: non ti succeda mai questo. E Gesù lo chiama Satana. Satana vuol dire il tentatore, perché tu in questo momento sei una forte tentazione. La tentazione di evitare la croce. E oggi questa domanda di Gesù ritorna a noi. Noi che siamo i credenti, noi che siamo i cristiani, chi crediamo che sia Gesù? Questa fatidica domanda esige una risposta personale. Non si può contentare della risposta della cultura intorno a noi e neppure si può contentare delle risposte del catechismo. Non basta ripetere la risposta di Pietro, come abbiamo visto, non è una garanzia. Poco dopo Pietro dice una grande sciocchezza. Occorre cioè interiorizzare questa risposta e rimanere in ascolto della parola e dello Spirito di Dio. Solo così potremo addentrarci nel mistero e cominciare a capire la logica di Dio. E qual è? Gesù è il Cristo, il Messia, è l'inviato di Dio. È colui che compie l'opera del Padre in tutta la sua ampiezza, questa opera di salvezza, e la compie passando per amore attraverso la croce per giungere alla vittoria della risurrezione. La fede ci dice che il Figlio di Dio ha attuato nella sua incarnazione l'esistenza del servo sofferente di cui parla Isaia. Ma sotto questa veste di servo sofferente si nasconde il Salvatore dell'umanità. E di questo noi dobbiamo essere gli annunziatori. Forse ci stupisce l'ordine di Gesù di non dire niente a nessuno, quello che gli studiosi della Bibbia chiamano il segreto messianico. Perché lo fa Gesù? Probabilmente perché lui rifiuta una falsa concezione di Messia. Non dite niente perché potrebbero non capire ancora. Probabilmente molti capiranno, ma dopo la Pasqua, dopo la risurrezione. Per il momento è meglio non farlo sapere perché potrebbero fraintendere ed è ancora più rischioso. Oggi però non è più il tempo del segreto messianico. Oggi dobbiamo dire a tutti che Gesù è il Messia, Gesù è il Cristo, il Salvatore. Soprattutto dobbiamo annunziarlo alla gente che continua a chiedersi chi è Gesù di Nazaret e aspetta da noi, fratelli e sorelle, da tutti noi, una convincente risposta
detta dalle nostre parole, ma soprattutto testimoniata dalla nostra vita. Amen. Preghiamo. Dio santo e misericordioso, tu che ami la tua Chiesa di un amore eterno, falle conoscere il mistero di Cristo e ispira la sua testimonianza con la presenza e la potenza del tuo Spirito. Affidiamo alla tua misericordia tutti coloro che soffrono perché da te possano ricevere soccorso anche attraverso la nostra azione. Insegnaci ad amarci gli uni gli altri e a conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace, così da pervenire un giorno alla gioia del tuo regno. Te lo domandiamo in Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha insegnato a pregarti così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore. Fratelli e sorelle, rallegriamoci, ricerchiamo la perfezione, siamo consolati, abbiamo un medesimo sentimento, viviamo in pace. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti noi, ora e sempre. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Donato Mazzarella.